Alessandro Chinelli è reduce dalla lunga notte in consiglio comunale, dove la sua voce si è sentita più volte, e poi ne parleremo. Qui al punto Ora Chinelli, un punto molto strategico, già molto affollato di buon mattino. Sì, è la nostra sede, il nostro punto elettorale. Diciamo che su questo noi imposteremo tutto il dialogo con i cittadini e daremo notizia delle nostre iniziative circa la città, del nostro programma elettorale, e qui aspetto i cittadini anche per sentire da loro idee, spunti, considerazioni su quelle che sono le azioni amministrative che pensano che un sindaco debba intraprendere, perché come sapete mi candido a sindaco per la città di Arezzo. Senta Chinelli, abbiamo appunto sentito in consiglio comunale le sue opposizioni circa la cittadella degli affari, che è stata approvata, però manca a suo dire la viabilità. Non è che manca, è stata impostata in maniera riduttiva. Io ho smesso di osservare che fare dei capannoni e dei parcheggi in quell'area serve a poco e serve soprattutto a chi ci va a investire, ma diciamo, passata questa parte, meglio comunque dei capannoni dello sfacelo che c'è adesso. Però il sistema di viabilità doveva essere studiato secondo me in maniera un pochino più approfondita, perché è dimostrato dai numeri stessi prodotti dai progettisti che la situazione stradale a venire sarà peggiore di quella che abbiamo adesso, e quindi andare a intervenire in un'area strategica come quella, addirittura peggiorando il livello di servizio della viabilità, mi sembrava un paradosso. Ho anche offerto alla maggioranza una via d'uscita e ho detto: portiamo comunque in approvazione la parte edilizia, che è quella che poi più interessa, che è anche quella più lunga da realizzare, e pigliamoci del tempo per studiare meglio questa viabilità. E ho lanciato anche un po' l'iniziativa di lanciare un concorso di idee, cioè chiamare a esprimersi su questo nodo infrastrutturale i tecnici che meglio possono di altri produrre delle idee. Non mi hanno dato nessuna risposta, si sono trincerati dietro un silenzio che la dice lunga sulla loro capacità di gestire un fenomeno complesso. Come spiega il fatto che invece Barone, Tulli, Mori erano tutti dalla sua parte? Beh, perché io evidentemente sono riuscito a esprimere delle considerazioni che non hanno un colore politico, ma che sono legate all'effettiva funzionalità di un sistema stradale. Se l'estrema sinistra si è riconosciuta in quello che dico io, vuol dire che quello che dico io non è campato per aria o non è legato alla mia idea politica o comunque a un'idea particolare. Era condivisibile, e questo fa la differenza, guardate bene, tra gli uomini liberi e quelli che sottendono invece un interesse. Lei come uomo libero che idea ha di città, anche dal punto di vista del turismo e della cultura? Allora, città che si deve rinnovare fortemente, che deve consolidare o addirittura far nascere, perché finora non c'è stata, la sua immagine nel mondo. Arezzo è poco conosciuta, chi ci viene però se ne innamora. È poco conosciuta perché non ci sono casse di risonanza sufficienti e perché nessuno si è mai occupato di promuovere l'idea di città, l'immagine di città. Quindi secondo me bisogna partire da questo, promuovere nuovamente l'idea di città e contemporaneamente ripulirla, renderla più fruibile per chi viene da fuori, cioè crearne un motivo di attrazione per il turismo, che è il modo più recente, più moderno e più qualificato di portare risorse in città. E per quanto riguarda la sanità, abbiamo visto quello che è stato chiamato lo scippo della soprintendenza, adesso c'è un punto cruciale sulla sanità. Disastro, disastro, ci hanno scippato di tutto. A questo punto vi do una primizia, mi fa piacere darla a Teletruria: noi lanceremo un referendum abrogativo della legge regionale che ha scippato Arezzo della sua sovranità in campo sanitario. E come pensa di farlo? Raccogliendo firme e presentandole all'organo competente per chiedere l'abrogazione in toto della legge regionale che sancisce la nascita dell'area vasta e il trasferimento della direzione generale dell'ASL da Arezzo ad altra sede.